Join me as we welcome Reverend Gordon John Manche. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. And you, if you are in Jesus, you are alive. Jesus, the deadest person, the deadest that you can ever be. Il più morto che tu possa essere. It's not on the day of your funeral. Non sarà il giorno del tuo funerale. But it's the day when you say no to Jesus. Sarà il giorno in cui dirai di no a Gesù. When we are celebrating somebody's graduation. Quando noi celebriamo la laurea di una persona. When we have the loved ones like we just heard. Come abbiamo sentito parlare quando noi abbiamo delle persone amate. Who has passed on to the next life. Che sono passati a miglior vita. They are more alive than we are. Sono più vivi di noi. Amen. This is what we're living here on earth for. E per questo motivo che viviamo sulla terra. This is what we're looking forward to. E questo è quello che guardiamo, la nostra speranza. Do you know something very awesome? Sapete una cosa meravigliosa? Our spirit. Il nostro spirito. Longs to be with the Father. Anelia, desidera stare col Padre. There is a very powerful scripture. C'è una scrittura molto potente. I want to read to you from James chapter 4. Vorrei che la leggessimo da Giacomo capitolo 4. About on the 1st of February. Il primo di febbraio. I lost my best friend. Ho perso il mio miglior amico. He was my papa. Era il mio papà. He was my right hand of the ministry. Era la mia mano destra nel ministero. I know what it means to lose someone who is dear to you. So cosa vuol dire perdere una persona cara. And I'm going to tell you, sister. E voglio dirti, sorella. There will be never a moment you will not think of your papa. Che non ci sarà mai un momento in cui non penserai a tuo padre. But because you know he's with Jesus. Ma visto che sai che è andato a stare con Gesù. You are not without hope. Non sei senza speranza. You're not without hope. Non sei senza speranza. Sometimes in this life we are in conflict. A volte in questa vita abbiamo dei conflitti. Because like Paul said. Perché così come disse Paolo. A part of me wants to depart and be with Jesus. Una parte di me se ne vuole andare a stare con Gesù. I want to be with my papa, who used to change my nappies, who used to drive me on the road when he went with somewhere, he used to drive me with him. The many sacrifices that our fathers have done, like yours. How many times he has worked hard to bring money home. Lavorato duramente per portare i soldi a casa. How many times I've disappointed him? Quante volte ho fallito nei suoi confronti? How many times I could have showed him how much more I care and appreciate him? Quante volte potevo dimostrare di più quanto l'amavo, quanto l'apprezzavo? But I didn't take that opportunity. Ma non ho preso vantaggio di quelle occasioni. But I want to thank my God. Ma voglio ringraziare mio Dio. One day we will see our papa. One day you see your loved ones who have died in Jesus. You know, many. How many of you are expecting the return of Jesus? Sapete quanti di voi vi aspettate il ritorno di Gesù? You're wrong. State sbagliando. Siete in errore. I'm expecting the return of Jesus, my papa, your papa, my grandmother, my grand. They're all coming together. Jesus is not going to come alone.
parla da solo. The Bible says in 1 Thessalonians 4, from verse 13 onwards, it says that those who have died in Christ, they will come with him in the clouds. We may be seeing our papa sooner than we think. Noi vedremo il nostro papà prima che noi ci aspettiamo. Jesus is coming soon. Gesù tornerà presto. Jesus is coming soon. Gesù tornerà presto. James 4. Giacomo capitolo 4. I wanna thank Pastor. Voglio ringraziare il pastore for giving me this wonderful honor. Mi ha dato questo onore meraviglioso. To speak to you. Di parlarvi. You see, when I speak to people like you, sapete, quando io parlo a persone come voi, you're very, very valuable people. Siete persone di valore. You costed God everything. Siete costate a Dio il suo tutto. Mamma mia, what a responsibility. Mamma mia, che responsabilità. God is jealous for you. Dio è geloso di voi. Look, James 4. Guardiamo assieme Giacomo capitolo 4. I love this scripture. Amo tanto questa scrittura. This has ministered to my spirit many times. Questa scrittura è stata sul mio cuore tante volte. Versetto. The second part of verse 5. La seconda parte del versetto 5. He jealously desires the spirit which he has made to dwell in us. Ci brama fino alla gelosia. Lo spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia. What is that saying? Che cosa vuol dire questo? You have the spirit of the Father in you. Voi avete lo spirito del Padre in voi. And do you know where your spirit wants to go? E sapete dove vuole andare il vostro spirito? He wants to go with Daddy. Vuole andare con il papà. He longs to be with Jesus. Desidera, brava, stare con Gesù. Hallelujah! Let's all stand. Stare in piedi per cortesia. Let's lift up our hands. Alziamo le nostre braccia. Let the spirit that is in you. Lasciamo che lo spirito che sta dentro di noi. Just love on Jesus. Ami Gesù. Love the Father. Semplicemente ami il Padre. There is a body in between me and Him. C'è questo corpo tra di noi, tra noi e Lui. It's hindering me. Che mi ostacola. But one day we will see him face to face. Ma un giorno lo vedremo faccia a faccia. One day I will be able to sit on the lap of my Father. Un giorno riuscirò a sedermi sulle gambe di mio Padre. One day I will feel his arms wrapping around me. Un giorno sentirò le sue braccia che mi circondano. And as the scripture says. E così come dicono le scritture. In Revelation. Apocalisse. Chapter 21, verse 4. 21, versetto 4. And 7, verse 17. Fino al versetto 17. I will cry with tears of joy. Dice che piangerò con lacrime di gioia. And my Father. E mio Padre. He will say, he will, with his finger. Col suo dito. He will wipe away my tears. Mi asciugherà le lacrime. He will kiss me. Mi bacerà. And he will say to me, well done. E mi dirà, ben fatto. My beloved son, amato figlio mio, in you I am well pleased. Nel quale ho piacere. You are my delight. Sei la mia delizia. And I will say to him, Father. E io sono in te. You are my delight. E io dirò, Padre, tu sei la mia delizia. Thank you for Jesus. Grazie di Gesù. Thank you for that precious Holy Spirit. Grazie del prezioso Spirito Santo. The Father wants to heal hearts. Il Padre vuole guarire i cuori. When we cry, quando noi piangiamo, He cries. Anche lui piange.
He knows what it means to lose loved ones. Lui sa cosa vuol dire perdere una persona cara. Jesus cried. Gesù Cristo. When he lost his best friend. Pianse quando perse il migliore amico suo. Tears. Lacrime. Are the most honest form of prayer. Le lacrime sono la più onesta forma di preghiera. Just lift up your heart to him. Semplicemente alziamo i nostri cuori. My Father. Padre mio. Precious Jesus. Prezioso Gesù. How blessed we are. Quanto siamo benedetti. That we are washed by your blood. Essere stati lavati dal tuo sangue. That you have given us of your spirit. Di averci dato il tuo spirito. So that now we can call you Papa, Abba. Possiamo poterti chiamare adesso Papa, Abba. Move upon your people, Holy Spirit. Muoviti sul tuo popolo, Spirito Santo. Thank you for those. Grazie per quanti. Loved ones that you've given us in our life. Per quanti hanno persone care che hai dato a noi. Many of them have contributed to become who we are today. Tanti hanno contribuito nelle nostre vite per farci diventare quello che siamo oggi. We thank you, Jesus. Ringraziamo Gesù. Every life is precious. Ogni vita è preziosa a te. Every life is precious. Ogni vita è preziosa. As your word says, Lord. Così come dice la tua parola, Signore. Blessed are the dead who die in the Lord from now on. Benedetti sono i morti che muoiono nel Signore. So that they may rest from their labors. E possano riposare dal proprio duro lavoro. For their deeds follow with them. Poiché le loro opere li seguiranno. Holy Spirit. Spirito Santo. Our heart is open. I nostri cuori sono aperti. We love you, Jesus. Amiamo Gesù. Hallelujah. Heal that broken heart, Lord. Guarisci i cuori spezzati. Remove that heaviness. Togli quella pesantezza. You are here, Jesus. Tu sei qui, Gesù. And we are here because of you. Noi siamo guariti per causa tua. We are here for you. Siamo qui per te. Is open before you. Mio cuore aperto dinanzi a te. Cleanse my heart. Purifica il mio cuore. By your precious blood. Attraverso il tuo sangue prezioso. This life is too short. Questa vita è troppo breve. It's not worth it. Non è degno. To be stuck to this world and to this life. Non vale la pena attaccarsi a questo mondo, questa vita. I want to be stuck to you, Jesus. Voglio essere attaccato a te, Gesù. Only you. Solamente a te. Don't let my thoughts depart from you. Fa sì che i miei pensieri non si allontanino da te. Don't let my lips speak different from what you say. Fa sì che le mie labbra non dicano cose diverse da quello che dici. I am your instrument. Sono il tuo strumento. I am your reflection. Sono il tuo riflesso. I am yours, Jesus. Sono tuo, Gesù. Just for a few seconds, just tell her that you love her. Per un paio di secondi diciamo che la amiamo. We love you, Jesus. Ti amiamo, Gesù. We love you, Holy Spirit. Ti amiamo, Spirito Santo. You're doing something special today. Stiamo facendo qualcosa di speciale quest'oggi. What an honor. Che onore. That we know you. Conoscerti. What an honor to belong to you. Che onore appartenerti. Kopi kama makandri abobusu. Sila mambara bukundi ababakasuru.
Your spirit is jealous for my spirit. There is a beautiful presence of God here. Have your way, Jesus. There is a person being healed from cancer right now. I could see that cancer. There's a spirit behind it. It's being lifted up, being taken away. You lay your hands upon yourself. You foul demon of cancer, I take authority over you, and I command it to go in the name of Jesus. There is a woman that has a tumor. I command that tumor to shrink up and die. In the name of Jesus. A woman who's had problems giving, bearing children. You've had complications in your womb. In the wonderful and glorious and sweet name of Jesus. As you lay your hands upon yourself, Jesus has healed you. Be healed in the name of the Lord. I see spine complications. The fire of the Holy Spirit touches your spine right now and heal you, and Jesus is glorified through you. Someone who suffers with severe migraine headaches. The Lord loves you. By the authority of Jesus Christ, with my confidence in His love, you will not have those headaches of migraines anymore. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' wonderful name. There are many people being touched healing right now. Guarite.
Father, there's a woman. Padre, c'è una donna. She doesn't see clear through her eyes. Non vede molto bene ad un occhio. Daddy. Papà. Give her clear sight. Una buona vista. Lay your hands upon your eyes. Poni la mano sul tuo occhio. Even you men. Anche tu, mamma. In the wonderful and glorious name of Jesus. Nel nome meraviglioso di Gesù. He came to open the eyes of the blind. È venuto ad aprire gli occhi del cieco. Not only spiritually. Non solo spiritualmente. But also physically. Ma anche fisicamente. I command the sight to be restored. La vista sia restaurata. 20/20 vision in the name of Jesus. There's an incredible anointing, brother. Here. Just worship him. Come on, everybody, worship. Adoriamo, forza, tutti quanti adoriamo. Just worship him. Adoriamo. The Lord wants to do something special. Signore vuole fare qualcosa di speciale. The Lord says. Signore dice. Precious is in His sight. Prezioso è il is the death of the saints. Preziosa è la morte dei santi. The Lord tells us that we should cry with those who cry. Laugh with those who laugh. Would he be the one who tell us what to do and he himself won't do it? If you have hearing implications, complications. Sapete delle complicazioni? Put your finger soft in your ear. All'udito, mettete un dito lì. Somebody has pain around their ear. Like c'è qualcuno che ha un dolore. You have pain in the ear, some complication, infection in your ear. Dell'orecchio, una forma di tensione. To the glory of your name, Jesus. Alla gloria del tuo nome, Gesù. Because you are alive. Visto che tu sei vivo. You're not the religion. Non sei religione. You are our Savior. Tu sei il nostro Salvatore. You're the one who cares for us. Sei colui che si prende cura di noi. And it's by your authority. E attraverso la tua autorità. I command those ears to be healed. Ti comando quelle orecchie di essere guarite. Lack of hearing to come and be restored fully in the name of Jesus. Che l'udito sia guarito e ristorato nel nome di Gesù. Now you start thanking Him. Thank the Lord. Ora cominciate a ringraziare. Praise Him. A lodarlo. Praise Him. Lodatelo. Father, I thank you that you will speak to us by your word. Padre, ti ringrazio perché veramente ci parli attraverso la tua parola. The anointing of your spirit is here. Receive the glory. Receive the glory, Jesus. We are the privileged ones. To you belongs all the glory. We know that without you we are nothing. But we thank you for what you've made us to be in you. For this you deserve all the glory and the honor and the praise. Hallelujah. Hallelujah.
This is your baby. Questo è il tuo popolo, questa è la tua chiesa. You may be seated in the presence of God. Possiamo accomodarci alla presenza di Dio. Remain in an attitude of worship. Rimaniamo in un'atmosfera di adorazione. Revelation 14. Apocalisse capitolo 14. Verse 30. And I heard a voice from heaven saying, write, blessed are the dead who die in the Lord from now on, says the Spirit, yes, so that they may rest from their labors, for their deeds follow with them. When the Bible says, quando la Bibbia dice blessed, benedetti, it's not some cliché word. Non è una cliché. It's a very powerful word. È una parola molto precisa, potente. You know in Matthew 5, sapete in Matteo capitolo 5, the speech of Jesus on the Mount of Olives, c'è quell'illustrazione di Gesù sul Monte degli Olivi, when he says blessed are the poor, blessed are the disciples. There's a list of people who are blessed. C'è una benedizione di persone che sono una lista di persone benedette. But the word blessed, ma la parola benedetto, is not just a casual hi, God bless you, brother. Non è semplicemente una parola che dice oh benedetto sei tu fratello. The word blessed means to be enviably happy. Vuol dire essere felici in maniera potente. That means that this guy, this woman, they're so happy, I'm jealous for them. Che queste persone, questo ragazzo, questa donna sono così felici che io sono geloso di loro. Blessed. Benedetti. So happy that you envy them. Così felici che tu provi invidia. Blessed are they that die in Christ. Benedetti sono coloro che muoiono in Cristo. Psalm 116. Salmo 116. Versetto 15. I think the scripture is very sweet. Penso che questa scrittura sia molto dolce. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Preziosa è la vista del Signore la morte dei suoi santi. Why? Perché? Death does not seem like to be a very attractive thing. Non sembra una cosa molto piacevole, molto attraente. How many of you are looking forward to having a funeral? Quanti di voi vi aspettate, desiderate avere un funerale? Nobody. Nessuno. But blessed means that benedetto you envy these people. Che tu provi invidia di queste persone. Why? Perché? From this side da of eternity. Parte, da questa parte dell'eternità. The Bible says we only see in part. La Bibbia dice che noi vediamo solamente una parte. From that side of eternity, da quell'altra parte dell'eternità, they see everything in full. Vedono tutto pienamente. How many of you want to go to heaven? Lift up your hand. Di voi volete andare in cielo? Alzate la mano. Is any one of you is in a rush to get there? C'è qualcuno che ha fretta di arrivarci? You're in a rush. Okay, we will start preparing you a funeral. Allora comincia a preparare il funerale. Go to 2 Corinthians. Andiamo a Secondo Corinzi. Alleluia. 2 Corinthians chapter 5. Secondo Corinzi capitolo 5. It
This is a very encouraging passage. Questo è un messaggio di grande incoraggiamento. Verse 5. Chapter 5, verse 1. Capitolo 5, versetto 1. For we know that if the earthly tent, which is our house, is torn down, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. Verse 2. For indeed, in this house we groan, longing to be clothed with our dwelling from heaven. It says in English, longing. Desiderando intensamente. Longing. Desiderando. James 4:5. Our spirit is longing to be with him. Bramare di stare con lui. Let me tell you something. As a Christian, voglio dirvi una cosa, come credenti. Obviously we hurt when we have loved ones that we are separated from. Sì, per certo siamo feriti quando abbiamo dei cari da cui veniamo separati. But for a Christian, the departure of one who dies in Christ is a celebration. Di una persona che muore in Cristo è una celebrazione. It's a party. È una festa. It's a party. È una festa. I know. We're struggling. How can I have a party when I'm going to miss him? So che stiamo pensando, come posso fare una festa quando mi manca? You know why? Sapete una cosa? Because we know something the world doesn't know. Noi sappiamo delle cose che altri non sanno. We know that he's alive. Sappiamo che è vivo. We know that they're not dead. Sappiamo che non sono morti. We know that they are alive just like Jesus is. Sappiamo che sono vivi proprio come Gesù è vivo. And it's precious. Ed è preziosa. Because from God's point of view. Perché dal punto di vista di Dio. He is seeing his children coming lui home. Vede i suoi figli che tornano a casa. How many of you who have children, you love it when your children come to you? Quanti di voi avete dei figli e vi piace quando i vostri figli vengono da voi? I have two little ones. Io ho due piccoli. One 9 months. Uno che ha 9 mesi. He's over there, right? E lì. And I have another one of 1 year and 8 months. Un anno 8 mesi. Josiah is his name. Si chiama Josiah. This one is Micaiah. Questo qua è Micaiah. I have a king and a prophet. Ho un re e un profeta. Hallelujah. And I love it when Josiah, because he doesn't walk yet. Non cammina ancora lui, ma mi piace quando. I love it when Josiah comes and says. Viene e apre le braccia a me e vuole che lo alzo. To me, that's nice. Per me quella è la più bella cosa. That blesses me. Questo mi benedice. When we go, when one day. Quando un giorno. We will remove this dressing. Ci toglieremo questa veste. On one side we have people crying. Da una parte ci sono persone che piangono. On the other side we have people dall'altra cheering. Dall'altra parte ci sono persone che gioiscono. And we have Papa. E abbiamo il Papa. Papa che dice vieni da me. Con le braccia stese. Hallelujah. Alleluia. Thank you, Jesus. Grazie, Gesù. Hallelujah. Verse 3. Versetto 3. For indeed, while we are in this tent, we groan, being burdened, because we do not want to be unclothed, versetto 3. But to be clothed, so that what is mortal may be swallowed up with life. Verse 5. 5. Now he who prepared us for this very purpose is God, who gave us the Spirit as a pledge. 5. Il quale ci ha dato la caparra dello Spirito. Hallelujah. Amen. I want to jump to verse 9. Vorrei saltare al versetto 7. Verse 9. 9. Versetto 9. This is one of my favorite scriptures. Questa è una delle parti mie preferite. How many of you, quanti di voi, have an ambition in life? Avete un'ambizione nella vita? Good. Bene. What was the ambition of the Apostle Paul? Qual era l'ambizione dell'Apostolo Paolo? Let's see. Vediamolo. Therefore we also, as our ambition, whether we are at home or absent, is to be pleasing to him. Verse 9.
Versetto 9. Per questo ci sforziamo di essere graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. Listen. Ascoltate, when we go to heaven, quando noi andiamo in cielo, we're going to continue to be pleasing to Him. Andiamo continuando a far piacere a Lui. But our ambition here, la mia ambizione qui sulla terra, is to be pleasing to Him. È di far piacere a Lui. Not because of fear, non perché ho paura, but because of love, ma per via dell'amore. Because whom you love, perché chi ami, is whom you deserve to please. È la persona che è degno del tuo piacere, del tuo desiderio. You desire to please Him. Desideri fargli piacere. Amen. Amen. Paul in Philippians 1. Paolo nel libro di Filippesi capitolo 1. Verse 21. Versetto 21. It says, "For me to live is Christ." Dice, per me vivere è Cristo. "And to die is gain." E morire è vincere. With a Christian, un cristiano, he has never any sense of loss. Con un cristiano non si ha mai un senso di perdita. You always have a sense of gain. Si ha sempre un senso di ottenimento. In Revelations 14 verse 13 we looked at earlier. Apocalisse capitolo 14 versetto 13 che abbiamo guardato in precedenza. It says that their works follow them. Dice che le loro opere li seguono. What does that mean? Che cosa vuol dire questo? That when you go home, when you go home to heaven, che quando si va a casa, you in still cielo, have to fill up your tax exempt papers. Ancora ci saranno degli esami, vostri esami. And you have to take care of the taxes. Ah, dovrete ancora pagare le tasse. You have to go and pay electricity. Dovete pagare ancora l'elettricità. You have to still continue to go to work and continuare earn your wages. Continuare ad andare a lavoro e ottenere un salario. No. No, non c'è. Go questo. To Matthew 13. Andiamo a Matteo capitolo 13. Are you blessed this morning? Siete benedetti questa mattina? How many of you are blessed? Quanti di voi siete benedetti? Do you know what blessed means? Sapete cosa vuol dire essere benedetti? We said it. L'abbiamo detto prima. Enviably happy. Felici in maniera invidiabile. That means questo when vuol people dire see you, che quando le persone vi vedono, you should stir them on to jealousy. Voi dovreste attirare e far sì che possano essere gelosi del vostro stato. Amen. Amen. Hallelujah. Matthew 13. Matteo capitolo 13. This is the the farmer and the seed parable. Questa è la parabola del seminatore. But I'm going to read to you. Ma io vi leggo. By yourselves, read from verse 18 to 23. Da soli leggete dal versetto 18. Jesus talks about four different types of seed. Gesù parla di ben quattro tipi diversi di seme. But then he talks about the last kind of seed. E poi per ultimo parla dell'ultimo tipo di seme. Verse 23. Versetto 22. The one on whom seed was sown on the good soil, this is the man who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and brings forth some 100-fold, some 60, and some 30. 23. Ma quello che ha ricevuto il seme in buona terra è colui che ode la parola e la comprende. Egli porta del frutto è così. L'uno rende il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30. Have you ever wondered what that means? 100-fold. Avete mai 60 pensato cosa vuol dire il 30, il 60 e il 100? Our sister here, she said, la nostra sorella qui ha detto that there are many people that were touched by the life of her father. Che tante persone sono state toccate dalla vita di suo padre. You see, vedete? We are saved by grace. Noi siamo stati salvati per grazia. Because of what Jesus did for us. Per via di quello che Gesù ha fatto per noi. But the Bible talks about rewards. Ma la Bibbia parla di premio. Amen. Have you ever noticed about that Bible? Avete talks mai about sentito rewards? Parlare di questo di premiazione nella Bibbia? Do you know something? Sapete una cosa?
When we have lived our life for Christ upon this earth, quando abbiamo vissuto le nostre vite per Cristo su questa terra, have you noticed that when you go to heaven, whether you are, have been saved 10 years or 100 years, avete notato che quando si va in cielo, nonostante se siete stati salvati per 10 o 20 o 30 anni, when you go to heaven, you're just as good as when you were saved on the very first day. Siete esattamente uguali a come se fosse stati salvati il primo giorno. As far as salvation is concerned. Questo riguarda la salvezza. Because you're saved by what Jesus did. Perché siete stati salvati semplicemente da quello che Gesù ha fatto. Punto e basta. But then we can go to heaven right away, right? Così da poter andare in cielo subito, giusto? No. No. God has a work for you. Dio ha una parola per voi. So that you will touch others for Him. Così da poter toccare a vostra volta altre persone per lui. So that you will bring him a harvest. Così da potergli portare una mietitura. A harvest of souls. Una mietitura di anime. By what you do. Attraverso by il what vostro you operato, say, attraverso le by vostre your parole, charity, attraverso la vostra beneficenza, by your good deeds, attraverso le vostre buone opere, by your obedience, attraverso la vostra obbedienza. I'll give you one small example. Vi do un piccolo esempio. Your pastor. Il vostro pastore. One day he'll go to heaven. Un giorno andrà in cielo. But in heaven, ma in cielo, he's gonna be, have a big fat account. Avrà un grosso conto bancario. And it has nothing to do with how good he was to be saved. E non ha niente a che fare nella, con la sua bontà o quanto era buono tale da essere salvato. But it has to do with what he's done now for the kingdom. Ma riguarda quello che ha fatto per il regno. And you are all under his account. E voi siete sotto la sua tutela. How many people's lives he touched? Le vite delle persone che ha toccato. How many people he has delivered from the mouths of hell? Quante persone ha liberato dalle grinfie dell'inferno? How many times he was there for you? And you cried with him. Quante volte eravate era lì per voi e avete pianto assieme a lui? How many times he gave you a word of encouragement? Quante parole that changed your life? Vi ha dato parole di incoraggiamento che hanno cambiato la vostra vita. So when your pastor goes to heaven, quindi quando il vostro pastore andrà in cielo, he has to wait, dovrà aspettare for all his fruit to come and be gathered into the barn. Che tutta la sua congregazione venga a riunirsi. So then God will say to him, you bore 60, you bore 30, così che Dio you possa bore 100 fold return. Tu hai portato una ventesima misura, una trentesima, una sessantesima. When we die, quando noi moriamo, our works continue to follow le nostre us. Opere continuano a seguirci. Jesus, when I go to heaven, quando vado in cielo, he said to me, son, mi dirà, figlio mio, I cannot tell you exactly what your reward non posso is yet, dirti esattamente adesso qual è il tuo premio. Because there are still people being saved through perché your ministry. Ci sono ancora persone che vengono salvate attraverso il tuo ministero. There are still people be, there are still marriages being restored. Ci sono ancora matrimoni che vengono ristorati. Through the book that you've written. Attraverso il libro che hai scritto. It was translated in Arabic. È stato tradotto in arabo. Do you know how many Muslims are accepting Jesus because of that booklet you wrote? In lingua araba, sai quante persone sono state salvate attraverso il libro che hai scritto? Do you know how many people sai quante are accepting Jesus every day because they get on the website and they hear messages, they see messages? Vengono salvate ogni giorno perché vanno sul sito internet, sentono i sermoni. Our works follow us. Le nostre opere ci seguono. We have to be eternally grateful. Noi dobbiamo essere grati eternamente. That our salvation does not depend on us. Che la nostra salvezza non dipende da noi. But our rewards does. Ma i nostri premi dipendono da noi. And the Bible makes it abundantly clear that la Bibbia la rende abbondantemente chiara. Everyone is going to reap the same kind of rewards. Che tutti prenderanno lo stesso tipo di premio. Some may have a house made of straw. Alcuni avranno case fatte di straw. Straw. Di paglia. Some are going to have houses made of crystal.
Alcuni avranno case fatte di cristallo. Some are going to have houses made of gold. Altri d'oro. What's the difference? Qual è la differenza? Depends how much you have served God faithfully. Dipende quanto fedelmente hai servito Dio. To enter heaven, per entrare nei cieli, Jesus died for you. Gesù è morto per te. To enter the Holy of Holies, per poter entrare nel luogo santissimo, you die for him. Tu muori per lui. Jesus does not just call us to heaven. Gesù non vuole semplicemente che andiamo in cielo. Jesus calls you to the lap Gesù of his Father. Ti chiama ai piedi del Padre. To the Holy of Holies. Ti chiama al luogo santissimo. So that with him, così che con lui, you can bear great fruit for the kingdom. Puoi produrre grandi frutti per il regno. What did Jesus say? Che cosa disse Gesù? Apart from me, a parte me, you can do nothing. Non puoi fare nulla. But if you remain in me, ma se tu rimani in me, and my words remain in you, e la mia parola rimane in te, then you ask whatever you want. Allora puoi chiedere tutto quello che vuoi. And I will give e it io to you. Te lo concederò. And I have sent you, e ti ho inviato, so that you bear much fruit, così che tu produca molto frutto, and fruit that remains, e frutti che durano. How many of you want to bear much fruit? Quanti di voi volete produrre molto frutto? What kind of work is going to follow you to heaven? Che tipo di parole, di opere vi seguiranno? Some of you may say to me, Pastor. Alcuni di voi potreste dire, Pastore. I don't know if I am still even in heaven. Io non so neppure se sono ancora in cielo. I'm not sure if I still have a place yet. Non so neanche se ho un posto lì. If you don't, se non lo sapete, you are on your way straight to hell. Siete sulla via dritta all'inferno. And nobody sends you there. E nessuno vi manda lì. You go by your own choice. Siete voi che vi ci spedite da soli, per scelta vostra. Religion cannot save you. La religione non vi può salvare. Your good works, le vostre buone opere non vi possono salvare. Your good intentions, le vostre buone intenzioni non vi possono salvare. Only the blood of Jesus, solamente il sangue di Gesù, can save you. Può salvarvi. The Bible says, la Bibbia dice, today is the day of salvation. Che oggi è il giorno della salvezza. Do not harden your heart. Non indurire il tuo cuore. When you hear his voice, quando senti la sua voce, don't you understand what a great privilege you have? Non capisci che grande privilegio hai? That God, che Dio, is calling you. Che Dio ti chiami. The privilege is not calling us. Il privilegio non è noi che chiamiamo Dio. The privilege is that he's calling you. È lui che chiama voi. My son. Figlio mio. My daughter. Figlia mia. I'm waiting. Aspetto. I am waiting for you. Ti sto aspettando. Jesus said, Gesù disse, I am the way. Io sono la via. Not a way. Non qualunque via. I am the way. Sono la via. I am the truth. Sono la verità. I am the life. Sono la vita. Without me, senza di me, you cannot go to the Father. Non puoi andare dal Padre. And without me, senza di me, you are dead. Tu sei morto. In your sins, nei tuoi peccati. With me, con me, I give you a new life. Io ti do una nuova vita. In my book, born from above. Una vita che è celestiale. Nel mio libro. Nel mio libro. Che si chiama Born from Above. Il libro che si chiama Nato dai cieli. I say this. Io dico questo. Jesus. Gesù. Did not just come. Non è so semplicemente that we venuto. Can go to heaven. Non è semplicemente venuto così che noi potessimo andare in cielo.
Jesus came Gesù è venuto so that he can bring heaven to us. Così da portarci i cieli. Heaven does not start the moment you die and in your casket. Non iniziano nel momento in cui tu muori e sei nella tua bara. Heaven starts the moment you meet Jesus. I cieli iniziano nel momento in cui ha un incontro con Gesù. And when this body dies, e quando questo corpo muore, all you're doing is tutto quello che si fa, removing some clothes, e togliersi una veste, and then being clothed with a glorious body. E poi essere rivestiti con un corpo glorioso. Some of you waste so much time in the mirror. Alcuni di voi passate così tanto tempo allo specchio a farvi i capelli e a mettervi il trucco. Make sure that those faults that you are covered them really well. Che quelle imperfezioni sono coperte molto bene. You're gonna be clothed with a glorious body. Sarete rivestiti di un corpo glorioso. No spot, no wrinkle. Non ci sono macchie né rughe. Hallelujah. Amen. It sounds like so much fun. I want to go now. Sembra così divertente che vorrei andarci ora. But I'm not finished yet. Ma non ho ancora finito. God is not done yet with me. Dio non ha ancora concluso con me. The days of my life I will fulfill. I giorni della mia vita io li compirò. You say this after me. Dite questo con me. The days of my life. I giorni della mia vita. I will fulfill. Io li compirò. Not one day. Neanche un giorno. Will be taken away from me. Mi sarà tolto. For me to live is Christ Jesus. Per me vivere è Cristo Gesù. And for me to die is gain. Per me morire è un vantaggio. Now, my dear brother and sister. Ora, cari fratelli e sorelle. If you're not sure. Se voi non siete sicuri. That you are. Se non siete saved. Sicuri della vostra salvezza. If you're not sure that if you die today, you se are non siete going sicuri to... che se oggi doveste morire andrete in cielo. The Bible says you can be sure. La Bibbia dice che potete essere sicuri. You can be sure. Potete esserlo. This is the assurance that we have. Questa è la sicurezza che noi abbiamo. This is the testimony that we have. Questa è la testimonianza che noi abbiamo. As it is written. Così come sta scritto. That he who has the son. Che colui che ha il figlio. Has life. Ha la vita. He who does not have the son. Colui non ha il figlio. Does not have life. Non ha la vita. Actually, the anzi, wrath of God abides on him. Anzi, la rabbia di Dio, l'ira di Dio è su di lui. If you die like that, especially. Se muori così. But the Bible says these things have been written to you. Ma la Bibbia dice che queste cose sono state trascritte. 1 John 5:13. Primo Giovanni capitolo 5:13. So that you will know. Così che tu possa sapere. So that you will know. Così che tu saprai. Not hope. Not guess. Non indovinare. Not try to hope that you're going to. Non cercare di sperare. No, you are sure. Tu sei sicuro. That if you have Jesus, che se hai Gesù, you are saved. Tu sei salvato. And he promises. E lui promette. He confirms this. Conferma questo. As in Ephesians 1. Come in Efesini capitolo 1. It says, dice, he has given us the Holy Spirit. Che ci ha dato lo Spirito Santo. As a pledge. Come promessa. As a down payment. Come caparra. Meaning. Questo vuol dire if you have Jesus, che se tu hai Gesù, if you believe in him, se tu credi in lui, you have already a God in you. Hai già Dio in lui, in te. And that gives you the assurance. E questo ti dà la sicurezza that you already belong to him. Che tu già gli appartieni. Amen. Amen. Let's bow our heads. Inchiniamo i nostri capi in preghiera. My dear brother and sister. Cari fratelli e sorelle. The Bible says, la Bibbia dice, examine your hearts. Esaminate i vostri cuori. To see if you are in the faith. Per vedere se siete nella fede. It's not about church. Non riguarda la chiesa. Religion. Non riguarda la religione. It's about do you know Jesus? Riguarda alla parola, conosci Gesù? And if you're not sure, e se non sei sicuro, you can't be sure. Puoi esserlo. This is it.
È questo. This is the day. Questo è il giorno. Don't postpone it. Non lo posticipare. Non rinviarlo. Do it today. Oggi, fallo. You don't have a guarantee of another day in your life. Non ti è data la garanzia di un altro giorno. If you'd say to me, brother, I don't know for sure. Se tu mi dici, fratello, non lo so per certo. I want to be sure. Voglio essere sicuro. I want to ask Jesus to come into my life. Voglio chiedere a Gesù di entrare nella mia vita. I want to ask him to forgive me of my sins. Voglio chiedere di perdonarmi i peccati. If that is you, se questo siete voi, lift up your hand. Allora alzate la mano. Anyone in this place? Se c'è qualcuno in questo luogo, that you want to ask Jesus, che vuole chiedere a Gesù to save you, di salvarlo, cleanse you from your sin, di purificarlo dai peccati, and give you a brand new life, di dargli una nuova vita, today, oggi, right now, ora, lift up your hand, alza la tua mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I want to give this invitation too. Voglio darvi questo invito. Maybe some of you say to me, magari alcuni di voi potreste dirmi, Pastor, I already have Jesus. Pastore, io ho già Gesù. But I have walked away from him. Ma mi sono allontanato da lui. I have not been walking with him. Non sto camminando con lui ora. As I should. Come dovrei. And today. E oggi. I want to come back to Jesus. Voglio ritornare da Gesù. I want to make a fresh dedication. Voglio ridedicarmi nuovamente. I want to make a fresh commitment. Voglio dedicarmi nuovamente. Some of you may need to close some doors in your life. Alcuni di voi avete bisogno di chiudere certe porte nella vostra vita. Some of you need to stop hanging with some Alcuni friends. Di voi dovete smettere di girare con certi amici. Some of you have to stop doing certain things. Avete bisogno di smettere di fare certe cose. Because all you're doing, perché quello che fate, is stopping the blessings of God in your life. Sta fermando le benedizioni di Dio nella vostra vita. And giving a legal right of Satan in your life. E vi dà il diritto legale a Satana nella vostra vita. But today is the day. Ma oggi è il giorno. You're gonna close every door. In cui chiuderete ogni porta. And you're gonna say, Jesus. E direte Gesù. I believe in you. Io credo in te. But today. Ma oggi. I wanna ask you. Voglio chiederti. You are my Lord. Tu sei il mio Signore. Control me. Take over my life. Controllami. Prendi controllo della mia vita. Take control of my heart. Prendi controllo sul mio cuore. I want to say no to sin. Voglio dire di no al peccato. No to the devil. No al diavolo. And no to everything that has that does not come from you. Ad ogni cosa che non proviene da te. Jesus is coming for Gesù tornerà. Holy and a passionate bride. Per una sposa santa, appassionata. Everyone of you. Especially those who are here in front. Lift up your hands. Close your eyes. And from your heart. Say this after me. Father. Padre. You know everything about me. Tu conosci ogni cosa di me. There is nothing hidden from you. Non c'è niente di nascosto da te. I ask you. Ti chiedo. Forgive me. Of my sins. Cleanse me. Purificami. By your precious blood. The blood of your son Jesus. Jesus. I have sinned. I need you. You are the Savior. Be my Savior. Be my Lord. From now on. Lead me. Guide me. Dirigi. From now on. Come on, sit on the throne of my heart. Siedi sul trono del mio cuore. I believe in you. You are the Son of God. Tu sei figlio di Dio. You are alive. You're not dead. La vita. Tu sei vivo e non sei morto. You're alive, Jesus. Sei vivo, Gesù. Come into my heart. Come into my life. Right now. In Jesus' name. I belong to Jesus. Jesus has forgiven me of all my sins.
Holy Spirit. Fill me now, Jesus. By your Spirit. I'm hungry for you. Use me for your glory. I belong to you, Jesus. Now take him. Every one of you, thank you. Father, I want to thank you for these souls. Thank you for these people.